Laurito, provincia di Salerno. Mi trovo qui in occasione della serata dal titolo Tutti insieme unite per Chicco, serata di beneficenza organizzata dall'associazione Cilento Terra Solidale in collaborazione con Proloco di Laurito, le parrocchie di Laurito, Montano e Alfano, l'oratorio di Santa Maria Grottaferrata di Rofrano, l'associazione Carmine Speranza Ollus di Tor Orsaia e inoltre con il patrocinio dei, appunto, dei quattro comuni Laurito, Montano, Alfano e Rofrano. Una vostra considerazione in merito appunto a questa iniziativa. Siamo molto felici di essere qua, cioè di essere stati invitati per una giusta causa. E niente, è bellissimo fare queste manifestazioni per una giusta causa. Invitiamo tutti a partecipare, a condividere e per queste... Giuseppe, un saluto a Chicco. Certo, mi raccomando, non mollare, tieni duro e forza Chicco, siamo tutti con te. Vado allo Cilento e me ne vanto. Come rifiutare un'occasione del genere per poter lasciare anche una testimonianza, perché questo è il bello, quando per una buona causa si diventa tutti fratelli, ecco, si abbassano tutte le ipocrisie, le invidie, le cattiverie, e questo è stupendo, avviene un miracolo nascosto, ma un miracolo che è evidente a tutti, quindi noi per Chicco questo ed altro. Ma da bocca vi che te va bene, bravi ballerini. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finì. Infatti io da mamma mando un fortissimo abbraccio alla mamma di Chicco. Forza e coraggio, perché da parte del Cilento si sta muovendo una grande forza, e penso che questa forza arriva fino al cuore di queste persone che in questo momento hanno bisogno non solo di un sostegno economico, ma anche di un sostegno morale. L'amore vince su tutto. Altro. Chicco, siamo tutti con te, siamo tutti con te, Chicco. Allora, e facciamo un appello ai telespettatori a donare. Sì, certamente, noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo, però aspettiamo che tutti lo facciano. Sì, noi invitiamo a partecipare a questa associazione per questo bambino. In bocca al lupo, Chicco! Sì, beh, è logico, bisogna dare una mano a chi ha bisogno. A chi ha qualcosa in più può donarla, a chi ha qualcosa in meno, e questa è la mission di questa serata, ma è anche la mission dell'associazione Carmine Speranza. Allora, così a caldo ti posso dire che è andata molto bene, nonostante siano state poche presenze, perché ci sono stati un matrimonio, credo, comunque alla fine la partecipazione delle persone è stata tanta, la generosità delle persone è stata molto molto più di quello che ci aspettavamo. Diciamo che per noi è un grande successo.